Col coro polifonico stesso abbiamo già collaborato quest'estate, sia a San Pietro d'Asti che anche qua a Portacomaro, che sono già venuti a trovarci in occasione della Festa della Musica a giugno. Quindi una collaborazione bella, che ci ha arricchito, e questa sera abbiamo deciso così, mi è già nata da quest'estate l'idea di fare qualcosa ancora con loro e di non concludere, di non lasciare quell'evento così singolo senza una continuazione. Quindi questa sera abbiamo preparato un concerto che speriamo possa piacervi insieme e che replicheremo poi la sera di Natale, il 25 di dicembre a San Pietro d'Asti, all'ora 21. Quindi se vi piacerà potete venire di nuovo ad ascoltare noi e il coro insieme. Io desidero questa sera ringraziare alcune persone che ci hanno aiutato, quindi nell'allestimento e nella programmazione, nell'organizzazione generale della serata, a partire da Loredana Esposito, che ci ha aiutato, anche il gruppo degli Alpini, in particolare Pierangelo, che è stato sempre presente in questi giorni, la presidente della Proloco, la Proloco tutta, che ci hanno sostenuto, ci aiutano, un gruppo di fedelissime amiche di cuoche che ci aiutano, ci sostengono durante le nostre manifestazioni, e poi diciamo una serie di persone anche per noi molto importanti, dal maestro Fasano, fin da subito, che ha portato l'invito a dirigerci, tutti quanti del concerto di questa sera, anche del 25, e i maestri che ci hanno preparato, quindi il maestro Ravizza e la maestra Sara Bandone. Quindi grazie per questo impegno che avete profuso in questi mesi di attività. Io in ultimo, ma non per ultimo, ma perché è rappresentante della comunità portacomarese, il nostro sindaco Alessandro Pagliano, lo ringrazio anche lui perché ci sostiene, ci punzecchia, ma assolutamente sempre per cercare di fare meglio, e quindi grazie a lui e a tutta l'amministrazione che è qua con noi questa sera, quindi grazie di cuore. Questa sera, diciamo, il concerto è un elemento un po' clou, ma ci sono state tante altre cose in questi giorni, dall'esibizione oggi pomeriggio della Yama Banda, la formazione giovanile di Portacomaro. La scorsa settimana ci sono stati, diciamo, l'esecuzione dei concerti delle scuole medie, della classe, le varie classi, seconde, terze, del progetto Orchestrando a Scuola, progetto importante finanziato dalla Fondazione Cereasti, quest'anno anche il Comune ha dato un importante contributo e sostegno, oltre ovviamente anche a una parte che fa la banda, quindi una bella iniziativa che sta funzionando e che ci permette di avere molti giovani anche nelle nostre formazioni. Domani concluderemo con l'ultimo saggio, che è quello del coro della Casa della Musica, domani alle ore 17, quindi domani c'è ancora uno spettacolo. Detto questo, già parlato fin troppo, io vi ringrazio tutti quanti della partecipazione, vi auguro un buon ascolto del nostro concerto, buon Natale e buone feste, e chiamo invito qui l'amico sindaco Alessandro Pagliano anche per un saluto e per ringraziarlo ancora. Grazie.